Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Miti e Misteri GTA 4. Oggi andremo a trattare il caso 16, cioè il cuore nella Statua della Libertà. Oltre a trattare questo fatto del cuore della Statua della Libertà, tratteremo più di un mistero in questo video. Infatti diciamo che ci sarà anche un altro mistero riguardante la Statua della Libertà che andremo a vedere adesso insieme. E allora, là c'è la Statua della Libertà, vediamo se riesco già... Se riuscissi a farlo vedere da qui, vediamo... No, perché è al contrario. Dovremmo andare dall'altra parte per mostrarvi l'altra cosa. Vediamo se di qua possiamo entrare... Sì. Aspettate, forse da questa parte riesco a farvelo vedere. Allora, vediamo un attimo. Ok. Si vede ben poco, dovrei mettermi in una posizione più strategica. Forse da qui lo vedete meglio, sì. Comunque, in teoria, la faccia della Statua della Libertà dovrebbe somigliare a Hillary Clinton. Infatti, come vedete, anche la bocca non è per niente identica alla Statua della Libertà. Notare anche che anche al posto della... mi pare che la fiaccola, non ricordo quale è il simbolo della Statua della Libertà, ma al posto della fiaccola c'è praticamente... un bicchiere di caffè praticamente, un baratto di caffè praticamente, che fumo ovviamente. E la faccia non è quella originale. A parte questo, comunque, adesso, e questa è comunque la seconda cosa che volevo mostrarvi di questo mistero. Adesso andiamo a vedere il cuore della Statua della Libertà. Allora, torniamo dove eravamo prima e continuiamo a salire. Io penso che da qui dovremmo poterci arrivare se continuiamo a salire di qua. Qui. Ok, siamo entrati a quanto pare. O no? Ma perché mi è cambiata? Vabbè, è cambiata la maglietta, vabbè, dettagli. Non doveva cambiare la maglietta, ma dovevamo salire in qualche modo. Forse da qui non ci possiamo arrivare. Mi sa proprio di no. Devo prendere un elicottero forse. Noi dobbiamo salire più sopra. Controlliamo meglio. Potrebbe esserci un'altra scala, una scala nascosta, non so. Molto strano che sei qui. Cioè di qua... mi ha solo cambiato la maglietta e basta. Se non che c'è un altro ingresso più in basso. Scendiamo, vediamo questo che è di sotto. Qui è chiuso. Si può anche girare, vediamo se da questa parte c'è qualcosa. Sai che avrò bisogno dell'elicottero per entrare. Ero convinto che a piedi si potesse entrare, invece a quanto pare no. Cioè da qui sì, torniamo dove eravamo prima, ma stiamo scendendo da qua, non salendo. Noi dovremmo invece salire in qualche modo. Sicuramente ho bisogno di un elicottero per salire.
Cioè, ero certo che ci fosse un accesso, ma a quanto pare non c'è una strada per entrare. Se non che da qualche parte qui, no. Usciamo direttamente da qua. Datemi un attimo che prendo un elicottero. Ok, rieccomi con l'elicottero. Adesso devo capire come devo fare per atterrare sopra. Noi dovremmo atterrare qua, dovremmo cadere. È abbastanza difficile. Eh no, eh no, eh no, eh no. Epic fail. Ok, rieccomi, sono riuscito a salire finalmente. Proprio bello per bello ce l'ho fatta. Ok, eccoci finalmente qua. Non mi dire che non si può entrare neanche da qua. Ah, è stato patchato, scusate. Cioè, raga, non posso. Ah. Ok, questa porta praticamente è buggata. Io non sapevo che ci fosse una porta buggata su GTA 4. Cioè, l'unica porta accessibile è questa di qua, a quanto pare. C'è anche scritto qualcosa nel muro. Aspettate un attimo, qua nella. Mettiamo il cecchino. No, ide conte. Ah, non c'è nessuno contenuto qui, quindi. Per far capire che qua c'è il mistero, ovviamente. Allora. Eccolo. Qua, il cuore della nostra libertà. Se si sta fermo. Se ci sparate, notate che esce anche tipo il sangue. Qua non è originariamente sangue, però siamo lì più o meno. Siamo un'altra arma, come questo. Questo si nota di meno, forse con questo di più. Va bene, e questo è il mistero del cuore della Statua di Libertà. Ovviamente questo mistero è confermato. Mi auguro che scendiamo di nuovo e torniamo all'esterno. Dovrebbe essere questa l'uscita? No, fail. Ancora fail. Questo di qua era. Perfetto. Va bene. Se il video vi è piaciuto, mi invito a lasciare un mi piace. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!